vicina all'inizio di questo governo, che però, come lei ricordava, è stato anticipato da diversi incontri di alto livello, incontro che ho avuto con il presidente Xi Jinping al margine del G20 di Bali, il primo G20, poi l'incontro che abbiamo avuto io e lei l'anno scorso, G20 a Nuova Delhi, diverse iniziative anche dei nostri ministri, visite dei nostri ministri hanno anticipato la mia visita, la visita del ministro degli esteri, vice primo ministro, la visita del ministro del turismo, la visita del ministro dell'industria e un'intensa attività bilaterale anche con la celebrazione del vertice intergovernativo, con la missione economica mista che si è celebrata a Verona. È la dimostrazione chiaramente della volontà di iniziare una fase nuova e di rilanciare la nostra cooperazione bilaterale nell'anno in cui ricorre il 20° anniversario del Nord, nostra partnership strategica globale, ma anche nell'anno in cui ricorre un altro importante anniversario. Sono i 700 anni dalla morte di Marco Polo, di uno tra gli italiani più grandi e forse anche di uno degli uomini che sono stati più importanti perché Oriente e Occidente si incontrassero e perché ci si potesse reciprocamente conoscere e reciprocamente comprendere. E allora ha un senso proprio in questo anno rilanciare con il piano d'azione che firmeremo oggi, il piano d'azione triennale, e sono convinta che questo lavoro possa essere utile in una fase così complessa a livello globale e possa essere importante anche a livello multilaterale. Quindi grazie, davvero grazie per tutto il lavoro che è stato fatto in preparazione di questo evento, grazie per il Business Forum che ospiteremo oggi, anche così insomma per dare un altro segnale dell'interesse reciproco che c'è a implementare e anche equilibrare maggiormente i nostri investimenti, il nostro interscambio commerciale, sarà un appuntamento importante e sono sicura, insomma, che questa nostra iniziativa sarà estremamente proficua.